Sindaco Angelo Di Medio Hotel Radio nel cuore del Salento a Lecce per questo evento così importante, e alla fine di questo speech, sapete che noi facciamo informazione ma anche formazione, uno speech molto interessante, si è parlato di enogastronomia, food and wine, e ho con me, per approfondire un po' e fare un riassunto, come io lo definisco un resume, la Nicoletta Pogliotto, che è advisor della BTM 2020 per Food and Wine Tourism, ma non solo, sarà lei a svelare anche qualcosa di più. Ciao e benvenuta su Media Tele Radio. Ciao, grazie per l'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, entriamo nel dettaglio un po' di questo speech, perché io ho chiesto sulla parte wine a Susanna e adesso volevo chiedere anche a te per quel che riguarda la parte food. Sì, Susanna ha già raccontato benissimo un po' tutta la sua parte. Abbiamo deciso di fare intanto un paso doble, di trovare come trade union di questi due mondi che hanno molte similitudini, il mondo del cibo e il mondo del vino, ma anche tante profonde differenze. Abbiamo cercato di creare un percorso, quindi un pas de deux, da due food e wine maker. Quindi abbiamo creato questo incontro a due, nel quale appunto abbiamo raccontato una la parte del cibo, io che appunto ho scritto questo libro che si chiama Digital Food Marketing, guida pratica per ristoratori intraprendenti, e l'altra, Susanna, a raccontare del vino, visto che lei è wine marketer, è specializzata su quello, è sommelier, eccetera. Quindi abbiamo un po' percorso dei passi complementari, dove abbiamo ideato questo aspetto, che secondo me è appunto un escamotage molto carino, molto gustoso, dove il digital marketing fosse un po' la trade union tra questi due mondi, una specie di ponte che collegasse il cibo e il vino, che poi sono i due grandi volani, a seconda del territorio, del turismo. Quindi si parla di wine tourism, si parla di food tourism, quindi il turismo enogastronomico è diventato un elemento veramente di business potente, uno degli attrattori principali di una destinazione di un territorio. Quindi abbiamo giocato su questo aspetto, lei è argentina, io italiana, quindi l'eroe dei due mondi, digital food marketing, digital marketing. Infatti anche questo pas de deux mi è piaciuto da ex ballerina, sono contentissima, a paso doble, anche con lei abbiamo un po' scherzato dal tango alla pizzica, è un attimo, no? Si è detto così. È davvero diventata sempre più importante l'esperienza, visto che si è parlato tanto di turismo esperienziale, enogastronomica, quando si organizza un viaggio, soprattutto come in Italia. Sì, questo è fondamentale, e soprattutto abbiamo cercato di spiegare perché bisogna costruire il progetto di comunicazione o di vendita del nostro prodotto intorno all'utente. Questo è un po' il mantra che ormai da decenni accompagna i marketer di tutto il mondo di questo ambito. Però perché costruire tutto intorno al nostro ospite? Perché le sue scelte, i suoi modi di selezionare, di scegliere la destinazione, di individuare la struttura, di optare per un ristorante piuttosto che un altro, ormai sono guidati dalla loro presenza sui social, dalla loro presenza digitale. È diventato veramente un elemento imprescindibile, quindi padroneggiare, essere presenti in maniera coerente su questo ecosistema per una struttura turistica è diventato indispensabile. Quindi abbiamo lavorato molto su questi aspetti qua, abbiamo fatto 45 intensi minuti fatti di nuovi turisti, nuovi percorsi decisionali, nuovi valori da trasmettere e quindi nuove offerte, nuovi concept di accoglienza e di ristorazione. Diamo qualche consiglio ai ragazzi che ci ascoltano, come ho fatto con lei con il vino, parallelismo con te con il food, se vogliono avvicinarsi, hanno piacere di avvicinarsi a questo settore per quel che riguarda il mondo del lavoro. Il mondo della comunicazione, della promozione, quindi del marketing legato alla ristorazione, al food, ma all'accoglienza in genere, ha veramente fame, se si può utilizzare questa metafora, di nuove figure preparate. Quindi a mio avviso il digital food marketer è una figura sulla quale investire, sulla quale puntare. C'è un, diciamo, gap importante, non esistono ancora dei veri e propri percorsi di formazione dedicati a questo tipo di professionalità. Sì, il digital marketer, ma ci deve essere poi un tuffo profondo all'interno proprio delle tematiche, dei valori che sono sottesi proprio all'accoglienza, e anche quella conoscenza, quel know-how in termini strumentali, in termini strategici, che bisogna acquisire. E allora come fare? Io per esempio ho creato DFM Lab, che è una scuola dedicata a Torino, dedicata al digitale e al cibo. Sono direttore di una collana di libri Pli,
che si chiama DMT, Digital Marketing Turismo, dove c'è anche il mio libro, cioè sto cercando veramente attivamente di fare. Tra l'altro appunto abbiamo, oltre alla partecipazione a questi eventi, l'advisoring all'interno di questo comitato scientifico all'interno di BTM. È stato importantissimo perché così abbiamo portato testimonianze, esperienze, idee, persone, testimonial, cuori, test che finalmente vibrassero sul palco per raccontare agli altri colleghi come si faceva. Tra le altre cose, appunto, non so se possiamo lanciarlo, parlarne perché sarebbe molto molto carino, stiamo lavorando insieme con voi. È un progetto di programma, no? Quindi un programma dedicato proprio a questo connubio, a questo sposalizio, a questo luogo ideale dove si possono incontrare il digitale e il cibo e la ristorazione. Ristorazione che poi travalica perché diventa, come dicevamo, attrattore del turismo, è una delle funzioni, dei servizi sempre più importanti all'interno dell'hotel, quindi ristorante alberghiero, quindi diventa veramente qualcosa di molto prezioso. È il nostro programma che stiamo ideando, sviluppando, poi presto sarà disponibile. Work in progress. Ok, mi è doveroso dirlo. E quindi si accettano idee, commenti, bisogni, raccontateceli. E sarà proprio dedicato a questi temi. Saranno delle puntate, non vi svelo troppo per non spoilerare la nostra idea, ma veramente interessanti. Porteremo testimonianze, idee, persone, anche qui tanti contenuti su come fare concretamente a migliorare la propria presenza e quindi migliorare il business, i fatturati e i profitti. Avete capito? Coming soon su mediotelradio.com, tutti i nostri servizi e contenuti audio e video, ricordiamolo, siamo sia una web radio che una web tv e quindi anche qui come inviata speciale Silvia Cangelosi vi racconta di tutto un po'. Entriamo anche nel dettaglio di quello che è il mondo social e la comunicazione, si è parlato anche di questo verso la fine dello speech, diamo qualche consiglio su le cose da fare e da non fare, almeno per quel che riguarda il marketing, la visibilità all'interno del mondo food. Volentierissimo. Uno degli elementi fondamentali è una grande, diciamo così, preventiva riflessione sulla propria identità. Proprio quando si va a ragionare sulla propria offerta, sul proprio luogo, sul posto che noi andiamo ad allestire. E poi le nostre strategie di vendita del prodotto e di promozione, di racconto. Sicuramente questo è fondamentale. Quindi in fase proprio di progetto, di pianificazione delle nostre attività. Lavorare sul brand, il brand che si fa segno, i nostri colori, il nostro codice comunicativo e poi scegliere strategicamente la presenza in alcune piattaforme, sicuramente il sito web che è fondamentale, Facebook e Instagram perché sono due luoghi dove riusciamo a trovare chi ci ascolta e chi può essere interessato alla nostra comunicazione. Pare anche più Facebook rispetto a Instagram sul settore enogastronomico, sbaglio? Facebook sicuramente se usato nella maniera debita e con alcune funzionalità, penso agli eventi, penso ai gruppi e quindi penso all'advertising, può essere veramente interessante, anche perché riusciamo a raggiungere, mirare geograficamente una promozione, una comunicazione molto molto efficace. Instagram è il luogo del cibo perché il cibo è uno con gli hashtag più noti, tra l'altro. Food porn! Food porn, ma anche sostenibilità. È diventato uno dei valori che per il cibo, quindi no spreco, filiera corta, si può lavorare tantissimo per raccontare una cucina naturale, una cucina rispettosa e quindi una cucina veramente che emerge rispetto a tantissime altre proposte. Allora Nicoletta, grazie per tutte le informazioni, per questo bel resumé, questo bel riassunto di questo speech, avete sentito, e davvero complimenti per tutto il tuo lavoro e poi per tutta l'energia che hai, che sei molto comunicativa e questo funziona sempre, sia in radio che in tv. Grazie, speriamo di vederci ancora e presto. Esatto, grazie. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro.